Ho il grande piacere di avere davanti a me la dottoressa Oliverio Ferraris, che è una notissima psicologa italiana, direttore della rivista Psicologia Contemporanea e autrice di una serie quasi interminabile di libri dedicati ai più svariati argomenti che hanno comunque il focus, il rapporto tra la psicologia e la vita di tutti i giorni, l'impatto che gli strumenti, la vita quotidiana ha sulla nostra psiche. In questa intervista vogliamo focalizzarci su alcuni aspetti molto interessanti che sono stati sviluppati nel suo ultimo libro, il suo ultimo libro che è A piedi nudi nel verde. Chiedo alla dottoressa, come è nata l'idea di questo libro. Sì, intanto è stato scritto insieme a mia figlia Sì. e quindi l'idea è venuta tutte e due dopo che io ero stata in una scuola elementare a parlare con i genitori e prima dell'incontro con i genitori sono arrivati i bambini che avevano fatto un'inchiesta, i bambini di quinta avevano fatto un'inchiesta tra i loro compagni, quasi 200 bambini, sulle richieste da fare ai genitori. E una di queste richieste era: vorremmo poter giocare di più liberamente nel verde, nei parchi e così via. E di lì è iniziata poi tutta una discussione con i genitori e alcuni di loro dicevano: è vero, però poi gli spazi non ci sono più, altri dicevano: ma in fondo l'agorà dei bambini di oggi è la televisione, internet e così via. Allora di qui è nato questa ulteriore ricerca perché appunto mia figlia mi diceva: ma come all'estero invece c'è tutta una politica per recuperare il verde, per far giocare i bambini in strada, per mettere a disposizione zone di bosco per i bambini e così via. E quindi non è il passato, come qualcuno ci aveva detto criticandoci, ma anzi è il futuro, cioè sono molte le città europee che cercano di recuperare spazi vivibili, diciamo, spazi verdi, non solo per i bambini, ma anche per gli adulti, piste ciclabili e così via. C'è una politica anche per aumentare i trasporti pubblici e diminuire quelli privati in modo da ridurre l'inquinamento e così via. E ogni anno in Europa viene premiato uno o due città verdi. Finora è nessuna città italiana, anche se in Italia qualcosa si sta muovendo, ecco, però non a livello generale, ma a livello locale. E niente, quindi è sentita come una necessità dai bambini ed è avvertita come una necessità dagli adulti che hanno a cuore il benessere dei bambini, perché anche se viviamo in un'epoca tecnologica, anche se abbiamo tecnologie raffinatissime che ovviamente utilizziamo, con cui i bambini sono nati, a cui quindi sono interessati, però i bambini continuano ad avere un corpo, continuano ad avere una mente concreta. E ad imparare facendo attivamente le cose, impegnando tutti i cinque sensi, impegnando il corpo, spostandosi, toccando, esplorando e così via. Tutta una serie di esperienze che di fronte a uno schermo vengono un po' semplificate perché soltanto la vista, l'udito, oppure sì, in internet si può intervenire scrivendo dei messaggi e così via. Però la full immersion che loro fanno qua nell'ambiente naturale e nei loro giochi è qualcosa di completamente diverso di cui hanno necessità. Hanno necessità per il loro sviluppo mentale, per il loro sviluppo sociale, per anche per lo sviluppo emotivo, perché confrontarsi con l'imprevisto, con situazioni diverse, risolvere problemi e anche divertirsi. Anche così provare questo senso di libertà, no? Sono io che mi invento delle cose, no? Non sono soltanto uno spettatore che riceve degli input e delle informazioni, ma invento, pianifico,
faccio delle esperienze che Dewey aveva definito primarie, faccio le esperienze primarie, con tutto il mio corpo, la mia persona, la mia intelligenza, la mia creatività. Ecco, è questo che secondo me bisogna difendere. Cioè, difendere perché se no stiamo costruendo delle generazioni di bambini omologati e anche eterodiretti, sempre dall'esterno. C'è sempre qualcuno che ti manda degli input e degli stimoli e ti dice come ti devi comportare. Questo sia in maniera esplicita che in maniera implicita, no? Perché nei messaggi che i media mandano ci sono sempre due livelli, insomma. Uno è esplicito e l'altro sono messaggi nascosti che però arrivano alla mente delle persone e li influenzano. Per esempio, uno spot pubblicitario di oggi non è mai amorfo, non è che ti parla solo del prodotto. Ti parla di molte altre cose, c'è spesso una filosofia di vita, ti trasmette dei valori o dei disvalori, insomma, ti fa sentire inadeguato se non possiedi un determinato prodotto, ti fa sentire out, no? Se non condividi certe cose. Quindi, in un mondo basato sulla comunicazione, tutti quanti dobbiamo avere una formazione che ci consente di leggere. Non solo i messaggi espliciti, ma anche quelli nascosti.